dal centro a Porta Nuova, la storia dei cantieri Italia Parcheggi di Pescara è destinata a durare. Mercoledì in Consiglio Comunale l'opposizione hanno portato sul tavolo l'argomento che poi ha fatto esplodere la bagarre, ma i dati denunciati dai commercianti, e qui la politica c'entra poco, sono implacabili, oltre il 40% in meno gli incassi rispetto allo stesso periodo del 2023. I lavori di riqualificazione della piazza antistante l'ex tribunale, oggi Media Museum, con i relativi posti auto nello spazio che affaccia su via Colonna, circa un centinaio in tutto se si considerano gli spazi adiacenti, non sono finiti affatto. Che è un cantiere che va sempre a singhiozzo, ma ora la giunta deve dire il perché questo cantiere e altri cantieri sono fermi per giorni e giorni senza che nessuno pari si veda, e soltanto perché il PD fa una conferenza stampa allora vengono qui mandati gli operai per far vedere che qualcosa si muove. Il 15 luglio è passato, ma a caratterizzare il cantiere in questione è uno stop and go senza precedenti, non il primo, non il secondo. E poi c'è la questione spinosa delle deleghe della nuova giunta Masci, spiegata bene dal capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Probabilmente perché non si fida di nessuno degli assessori che hanno nominato, ma purtroppo questa è anche una giunta che ha tanti assessori senza deleghe in realtà, e molte deleghe sono rimaste in capo al sindaco. Purtroppo gli assessori comunque sia sono in servizio ma senza un potere effettivo, tutto nelle mani del sindaco che forse si crede di essere onnipotente, ma probabilmente c'è anche un peso molto forte del vero sindaco di Pescara, il presidente del Consiglio regionale, che ovviamente vuole avere un potere in più anche su questi aspetti, un potere di scelta in più. Sicuramente questo è un tema che va affrontato, il sindaco da solo non è in grado assolutamente di tenere fronte a tutto, e infatti la situazione che vediamo è questa, e pensiamo, temiamo che non si risolverà a breve. Vogliamo la verità, una richiesta corale che va oltre i confini di una conferenza stampa. Beh, basta girare per Pescara per vedere che prevalentemente ci sono aree chiuse con i cittadini che hanno difficoltà sia per la sosta sia anche per passare nei marciapiedi, anche in strade che sono state sempre assolutamente percorribili e tranquille. E proprio così c'è una evidente emergenza, c'è una difficoltà da parte dell'amministrazione a coordinare i troppi cantieri che sono stati attivati contemporaneamente, e soprattutto c'è una mancanza di presidio.